Ed anche il Biellese non fa eccezione, esponenziale crescita dei contagi nelle ultime settimane. Attualmente l'aggiornamento parla di 3 pazienti ricoverati in terapia intensiva all'ospedale cittadino su un totale di 91 degenti positivi al virus. Oltre il 70% dei ricoverati non è vaccinato. Il dottor Massimo Bertoletti, responsabile di pneumologia e allergologia dell'ASL di Biella, analizza il quadro della pandemia in questo periodo ed afferma: osserviamo innanzitutto che i pazienti che vengono ricoverati sono per la grande maggioranza dei casi non vaccinati, più dei 2/3. Si tratta di pazienti tendenzialmente più giovani rispetto alle ondate precedenti e con decorsi complicati, quindi con problematiche che possono essere importanti. Molti di questi necessitano di casco per la respirazione, perché se dovessero peggiorare finirebbero immediatamente in rianimazione, con il rischio di non sopravvivenza. Poi ci sono le complicazioni del Covid, che significa non solo avere la polmonite, ma anche indici metabolici che cominciano ad alterarsi, la comparsa del diabete, alterazioni della funzionalità renale ed epatica. Ed ancora, il vaccino è indispensabile, l'unica arma veramente efficace. Un conto è sviluppare la malattia a casa e in questo momento sono oltre 400 nel Biellese le persone in isolamento fiduciario, ma che prosegue con un decorso simile ad un'influenza. Diverso è finire in ospedale con un decorso tipico dei non vaccinati. Quella secondo cui gli ospedali trarrebbero dei vantaggi economici nel ricoverare i pazienti Covid, ribadisce con fermezza il medico, è una fake news che va immediatamente sfatata.